Mister, lei mi ha chiesto una gara di personalità, la gara di personalità la squadra l'ha fatta. Sì, l'abbiamo gestito bene i momenti in cui la Provercelli ha aggredito forte, siamo andati un po' sotto stress, abbiamo fatto degli errori da non ripetere, però compatibilmente con il livello di condizione che abbiamo, che non è eccellente in questo momento, abbiamo fatto una partita giusta con il mio atteggiamento, come spirito, dobbiamo migliorare la gestione delle fasi di gioco, tutte le volte siamo andati in vantaggio e siamo stati per 5 minuti troppo leziosi, una cosa che io non sopporto, ma questo è l'avversario più duro da combattere, proprio questo, il fatto che si creda che siamo forti sicuramente, ma lo dobbiamo diventare sul campo, perché a parole e a nomi non abbiamo dubbi che sia una squadra forte, ma non basta per vincere, per ottenere dei buoni risultati, dobbiamo migliorare questo aspetto. Però sono molto grato ai ragazzi perché hanno fatto una partita, qualcuno anche oltre le sue condizioni fisiche, naturalmente al di là, hanno alzato l'asticella, questo forse dipende anche dal clima che dopo tanti giorni di caldo infernale stasera si stava veramente bene. Era l'ideale per correre, per giocare, per giocare bene. Tante cose buone, tante cose sulle quali avere spunti per lavorare. Mister, la formazione è una scelta tecnica o c'erano anche dei problemi nell'organico, qualche acciacco? No, assolutamente, io diciamo che abbiamo i titolari, lo voglio vedere, no? Sì. A parole è tutto molto scontato, volevo vedere sul campo se è così. Obiettivamente, per come avevano giocato Manfrin sabato, Junco domenica scorsa, Boccalon, non è che c'era bisogno di cambiare, però io volevo capire, perché qua nessuno ha il posto garantito, o, avendo una squadra forte, rotazioni in base alla partita, oggi poi sulla destra so che Provercelli con Scaglia produce una grande energia, ho bisogno di non spremere Junco magari all'inizio, poi volevo vedere Boniperdi che livello era, che mi è piaciuto molto il ragazzo perché non è ancora a posto, lui è un giocatore di spunto che non ha ancora la gamba giusta, però i concetti sono tutti giusti, ha sbagliato magari delle scelte ma i concetti erano giusti. No, ho fatto una scelta per capire effettivamente che cosa abbiamo a disposizione. È andata bene, Marconi credo che abbia fatto una prestazione al di là del buono, eccellente. Sì, è stato, quindi abbiamo due attaccanti, uno più forte dell'altro. Bello, però qui ogni tanto che sta fuori qualcuno che deve una pugnalata al cuore. Questa invece la battitura, la piccola cucitura, non era niente. No, ho preso una testata, mi sembra qua, zigomo così. No, è stato un colpo, un scontro di gioco per testa. No, credo proprio di no. Invece il primo tempo si era alzato sabato, si è scaldato un po', perché quando Manfrini era andato fuori. Sì, ha preso un colpo e aveva la schiena e volevo evitare proprio in quel momento, la pro stava spingendo molto, non volevo andare a complicarmi la vita e a creare a Manfrini ulteriori danni al suo problema e l'ho tolto, perché ho messo dentro uno che dal punto di vista era la sua partita perfetta, voleva difendere, contenere, dare mentalità, dare sostanza a Roberto. Incarna perfettamente questi valori, quindi si è fatto un cambio che ci sta. Mi spiaceva farlo perché il pericolo supplementare c'era e non avendo una grande condizione lo cura un po'. Infatti c'era Branca che era stanchissimo, ma c'erano anche probabilmente altri, però è andata bene, siamo riusciti a qualificarci. Mister, lui mi può dare una spiegazione sul gol preso? Sul gol preso? È uscito Morero su Marchi, che gli ha fatto una giocata da Marchi, un grande giocatore qual è. Poi abbiamo preso due contro uno sull'esterno e sul cross abbiamo fatto una diagonale troppo esagerata per i giocatori in area, insomma un cross dal fondo, insomma, da appena dentro l'area. Ci sta. Proveremo a non prendere neanche i cross, però... una soluzione, ora ne prenderemo. No, abbiamo preso molto gol, ma c'è una giocata di Marchi che. Allora dice. Sì, ha fatto una giocata pazzesca, perché ha fatto un movimento, si è svitato, la palla è riuscita a far uscire da una grande serie di Morero. Un giocatore fantastico. Un
Sì, noi dobbiamo sempre fare i complimenti alle squadre, l'ultima volta ce l'avevamo visto quando era. E abbiamo detto non c'è tanta pressione, adesso ce n'è un po' di più, però Alessandro, ascolta, e senza non togliere di fatti grandissima prestazione. Quanto può aver pesato secondo te il differente livello di preparazione, cioè i carichi sulle gambe, per quello che è la Covid? Non so a Pro Vercelli che tipo di situazione è la fisica, ha fatto qualche amichevole più importante di noi. Noi, in realtà, non siamo in un momento fisico, cioè, siamo anche una squadra un po' un diesel, no? Siamo tutti giocatori, a parte forse Fischnaller, Boniperdi, però il resto è tutta gente di passo, Mezzapilla, Sosa, Maffrini. Noi non stiamo benissimo. È andata bene che il clima ci ha permesso di correre un po' di più e soffrire un po' di meno. Non ho idea da Pro Vercelli che tipo di situazione possa avere, però è stata una partita equilibrata, decisa poi dalla bravura sotto porta, anche il secondo gol è anche abbastanza fortunoso, il palo di Zavilla è stato fortunoso, anche se la palla stava arrivando con i piedi in una buona posizione, ci sta. D'altra parte, senza una componente di buona sorte, ora che si va un poco lontano. Grazie.